emozionatissimo, però ecco, lasciamoli finire perché è un coro che mi piace molto, assolutamente. No, stavo dicendo che prima ho visto questo filmato che è un filmato bellissimo che mi emoziona. Ho appena finito di tirare le orecchie al mio addetto stampa e al direttore generale che non mi hanno messo al corrente della scaletta, non sapevo che avrei dovuto così dire due cose a questa gente meravigliosa. Siamo stati noi, abbiamo detto improvvisiamo e proviamo a prendere Nevio in contropiede. No, a me non piace il contropiede, noi dobbiamo andare all'attacco, dobbiamo schiacciare il campionato, dobbiamo veramente seguire l'esempio dei giocatori che l'anno scorso ci hanno dato questa grandissima soddisfazione. Però vi racconto un'altra cosa, uno dei giocatori nuovi di quest'anno, rivolgendomi così un piccolo discorso, ha detto: la cosa più bella che ho fatta quest'anno è scegliere Parma. Quindi questo è lo spirito che stiamo costruendo per la squadra che sta nascendo. Dopo interroghiamo i nuovi e cerchiamo di sapere chi è sotto tortura qua. Ma guarda, questa è la voce di tutti, non è la voce di uno. Stiamo costruendo uno spogliatoio, grazie a Gigi Apolloni, a Nicola, grazie a Andrea e Lorenzo, stanno costruendo un qualche cosa che ho sempre sognato di condividere, non di dirigere, perché non mi sento presidente, mi sento un loro amico, mi sento uno che fa parte di uno staff che sicuramente arriverà molto lontano. Quindi veramente sono soddisfatissimo, al di là dell'amarezza che ho avuto dalla Croazia, della sconfitta di Piacenza, ma sono sconfitte che possono anche veramente far crescere, sono sconfitte che cimentano una convinzione che per essere bravi e per essere primi bisogna essere anche molto umili. Senti Nevio, l'ultima domanda prima di andare avanti con la lunga scaletta che vedi, qui c'è quasi tutta la proprietà, ti chiedono qualcosa, ti dicono fai, vogliamo... Guarda, io sono veramente orgoglioso di essere presidente di una società di questo livello. È un privilegio di pochi avere dirigenti come i nostri, che mi hanno dato un compito importantissimo che mi emoziona, lo sapete che a volte non riesco neanche a vedere le partite. Però, ecco, mi chiedono solo di essere, come posso dire, di essere convincente e di portare questa squadra dove era. Non mi chiedono mai la formazione, non mi chiedono chi gioca, non mi chiedono nessun'altra cosa se non quella di essere veramente, di costruire uno spogliatoio che ci possa permettere di fare le cose con grande tranquillità. Questo credo meriti un grande, grande applauso per Nevio Scala, presidente del Parma. Però stai qua, Nevio, stai qua. No, abbiamo finito. Il presidente è la punta di un iceberg di cui abbiamo già parlato, una struttura solida formata da tanti professionisti, allora vogliamo davvero chiamarli tutti qua sul palco, sono i soci di Nuovo Inizio qui presenti, a partire allora dal vicepresidente del Parma Marco Ferrari e poi gli azionisti Paolo Pizzerotti, Gianpaolo Dallara, Mauro Del Rio, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, assieme ovviamente anche al consigliere di amministrazione, espressione della partecipazione diretta dei tifosi, Lauro Riani. E intanto che salgono, io vi porgo i saluti di Guido Barilla che è all'estero per...